qui per questo video su come analizzare le armi dello standardo di ferro e l'equipaggiamento e spiegarvi cosa comprare, cosa non comprare e perché non comprare alcune cose. No, non è vero, in verità dovrete comprare tutto perché ci sono cose veramente assurde. Tralasciamo il mantello dei lupi delle selve che si può tranquillamente droppare arrivati al grado 2 per chi è cacciatore come me. Anche gli stivali che sono veramente ottimi per i perk disciplina forza, specialmente per chi utilizza magari il Night Stalker, dato che le granate fumogene, quelle velenose, sono incredibili, sono fortissime e poi danno più munizioni per i pompa, per chi vuole fare il tumore, o per i lanciarazzi, per chi come me ha preso il lanciarazzi della Suros la scorsa settimana dall'armaiolo. Oltre a questo, passiamo a quelle che sono le armi, che è la cosa che penso vi interessi di più. La prima è la Ghirlanda di Ferro D, un'arma di supporto dell'Hack. Come vedete, il perk dell'Hack dice: quest'arma presenta una velocità alla bocca della canna migliorata. Cosa vuol dire questo? I proiettili sono 1 più veloci. 2, potete premere il grilletto velocissimo, tipo così, e praticamente sparare una mega raffica agli avversari. Qual è la cosa forte di quest'arma? È momento zen, che più danni si fanno più diventa precisa. E poi cambio incalzante. Questa è un'arma che si tira fuori nelle situazioni difficili, quindi estrarre quest'arma, che già si estrae abbastanza velocemente essendo un'arma di supporto, ha una precisione già incredibile, potrete sparare senza mirare, mirando, eccetera eccetera. I perk qua migliori da usare sono, beh, penso, canna rinforzata per aumentare un po' la gittata e fare un po' di danno un po' più lontano, o se no utilizzare o istantaneo estrazione cielo. Il mio consiglio è di utilizzare canna rinforzata, a 15 colpi è veramente forte, come al solito un basso impatto per essere un'arma di supporto. Come vedete è un SP45 silenziata per chi giocava a COD 4 come me. Per i mirini non è che cambia tanto, il mio consiglio è di utilizzare il Surshot perché ha un'eccellente maneggevolezza, quindi è più facile muovere il mirino e comunque ha un'ottima acquisizione del bersaglio. Ora passiamo all'arma che tutti vogliono e tutti desiderano, e anche io desidero. Allora, questa è la pietà di Nirwen, che è questo fucile a impulsi. La skin mi piace tantissimo perché è molto old school. Quali sono i perk? Allora, fuori legge, le uccisioni precise con quest'arma aumentano notevolmente la velocità di ricarica. La velocità di ricarica schizza praticamente quasi al massimo, ha equilibrio perfetto che la rende quasi con la stabilità massima, e se volete alla fine anche telaio rinforzato, se proprio volete raggiungere la perfezione della stabilità, che forse penso sia meglio, perché diminuirà il caricatore, mi pare, da 33 a 30 colpi, quindi niente di che alla fine. Stampo iniezione secondo me non è utile, è molto meglio utilizzare telaio rinforzato in questo caso. E poi terzo occhio, che in PvP alla fine è sempre utile avere il radar sempre sott'occhio quando state mirando, specialmente per chi gioca magari eliminazione o modalità 3 contro 3, in cui molte volte si sta in pre-aim ad aspettare l'avversario. Per i mirini, beh, penso che il primo, l'OAS, è quello che tutti usavamo anche sul messaggero, quindi uno dei migliori, o comunque sul 55 a tutta sorte. Quindi sicuramente quest'arma è molto forte e vi consiglio di prenderla e utilizzare questi perk. Per quanto riguarda come fare a livellare velocemente il standardo di ferro, allora, completare le taglie giornaliere ogni giorno, giocare con lo shader, il mantello, cioè l'armatura di classe se l'avete, e l'emblema dello standardo che potete qui acquistare. E poi l'ultima cosa che dovrete fare è utilizzare le luci concentrate se le avete prese con la Red Bull, perché aumentano del 50% l'XP che potete prendere qui in PvP proprio con lo standardo di ferro. Per quanto riguarda le taglie, quelle queste qui che vedete, quelle settimanali, il mio consiglio è di non usarle. Cosa fare con queste taglie settimanali? Usatele lunedì, in che ci sarà ovviamente il temprato a livello massimo, e potrete raggiungere facilmente il grado 5 per chi magari non può giocare tutto il giorno come gli altri, quindi in modo così che potete comprare sia la Ghirlanda di Ferro D che la Pietà di Nirwen. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go. A proposito, domani ci sarà il video sugli engrammi esotici, in cui vi spiegherò come farmo gli engrammi esotici, perché ne riesco a prendere sempre tanti, e magari qualche consiglio sulle strane monete. Io vi saluto, let's go.